Ciao a tutti, oggi vi parlerò del mio nuovo sacco a pelo Ferrino Levity 01 SQ. Oh yeah! Chi ha seguito i miei viaggi sa che fino all'anno scorso usavo un sacco a pelo in piumino d'oca, molto bello, molto comodo, però come veniva freddo non serviva più a niente e in più come c'era un minimo di umidità si bagnava tutto e bisognava dormire nel bagnato e passare qualche ora la mattina per farlo asciugare al sole, se c'era il sole. Invece da quest'anno ho questo nuovo sacco a pelo in tessuto sintetico che è molto meglio e adesso ve lo faccio vedere. Prima di tutto, sulla custodia c'è questa etichetta dove ci sono tutte le caratteristiche. Il sacco a pelo è lungo 2,20 m x 78 cm e pesa solo 1,150 g. L'esterno è 100% di poliestere e l'interno anche 100% di poliestere. Quello esterno però è antistrappo pure e vi assicuro che ho sperimentato, è davvero antistrappo. L'imbottitura ha questo HTF che è una fibra particolare brevettata da Ferrino, sarebbe High Thermal Fiber. C'è scritto: la fibra ideale che unisce un alto grado di resistenza, la massima leggerezza, particolarmente leggera e compatta, studiata per conservare la propria forma originale, con elevata capacità termica. Le tre fibre che la compongono permettono un'eccezionale comprimibilità e morbidezza. È vero. Lavabile, inodore, anallergica, senza additivi chimici. Inoltre sull'etichetta ci sono scritte anche chiaramente le temperature per cui va bene questo sacco a pelo, perché ogni tipo di sacco a pelo ha i suoi valori. Questo qui per esempio va dai più 20 gradi fino ai meno 3 gradi e la temperatura ideale di uso sarebbe tra i più 13 e i più 9, però vi assicuro che anche di più con la temperatura più alta ci si dorme dentro bene. Per aprirlo, sulla sua sacca ci sono una cinghia che stira per stringere, un'altra cinghia che stira per stringere e una che si apre. Aperta questa, si tira fuori, come qualsiasi sacco a pelo, ed eccolo qua. Ed ecco il sacco a pelo aperto, fuori dalla custodia. Come vedete è bello imbottito, ha anche il cappuccio, quindi ci si sta dentro, ci si può mettere dentro, ci si può mummificare dentro in pratica. E inoltre, aprendo qui all'interno, eccola qui, c'è il velcro che fa da sciarpa, in pratica è tutta una sciarpa unica. Per mettersi dentro c'è anche la corda per stringerla in misura. E una volta messi dentro qua, se c'è vento, se fa freddo, ci si sta dentro benissimo, perché si chiude la sciarpa, si chiude il cappuccio, restano fuori anche solo gli occhi. Anzi, quando ho dormito ai Castelli di Cannero ho chiuso tutto, perché è lungo 2,20 m, quindi ci si sta dentro anche bene, molto bene. Sul bordo del sacco a pelo, di fianco alla cerniera, c'è sempre l'etichetta, quella che c'era sulla custodia. Quella l'ho tolta via, probabilmente toglierò anche questa. Però è sempre comoda da avere, da sapere che tipo di sacco a pelo è. Un particolare molto comodo è questo sistema di cerniera, che come vedete può scorrere sia da una parte che dall'altra, e questo rende comoda la chiusura e l'apertura della cerniera sia dall'esterno che dall'interno. Anche se siamo chiusi dentro, si riesce lo stesso a manovrare la cerniera in ogni caso, quindi questo è molto comodo, perché questo sacco a pelo vecchio mi è successo di restare chiuso dentro con la cerniera di fuori e fare davvero fatica a uscire, e appena sveglio non è una bella situazione. Questo è
molto ingegnoso questo sistema. Probabilmente ce l'hanno anche tanti altri tipi di sacco a pelo, però io, a dire il vero, è la prima volta che lo vedo. È davvero comodo. Inoltre la cerniera, come vedete, è bianca fino a qui e sotto c'è un'altra rossa. Sono due aperture, perché in questo modo, lasciando chiusa la cerniera di sotto, a parte che si può aprire tutto volendo, ma lasciando chiusa la cerniera di sotto, questo si può accoppiare con un altro sacco a pelo uguale, con la cerniera simmetrica, quindi l'altra parte, però può diventare un sacco a pelo matrimoniale. L'apertura di sotto, questa qui, può servire per quando fa caldo, si apre in modo che così circola dentro aria nel sacco a pelo e fa meno caldo. E anche questa è una genialata. Il tessuto, come vedete, anzi, così non penso che si veda, però è bello resistente. L'ho già sperimentato a dormirci sui sassi, su ghiaia, in posti scomodi, eppure tiene benissimo, funziona benissimo, neanche un graffio. È un signor sacco a pelo. E poi devo dire che tiene caldo davvero quando fa caldo, e quando fa meno caldo ci si dorme lo stesso comodamente dentro. Per ripiegare il sacco a pelo in più o meno d'oca bisognava prima piegarlo a metà e poi arrotolarlo tutto, e ha un grande ingombro e poi pesava molto di più. Invece questo qui basta prendere la sua custodia e infilarlo dentro così com'è. Adesso vi faccio vedere, proprio senza stare a piegare. È comodissimo e rapidissimo. Oh yeah! L'operazione è semplicissima. Si prende la sacca, si prende il sacco a pelo e lo si infila dentro così. Senza stare a piegarlo, senza fatica, anche perché mentre il piumino d'oca ha bisogno di essere piegato per bene per mantenere il volume, questa fibra che viene usata qui dentro, quella fibra HTF brevettata da Ferrino, se si piega regolarmente perde il volume. Invece c'è scritto proprio nelle istruzioni di stropicciarlo, perché stropicciandolo resta, non si piega, non si schiaccia. Quando si riapre il sacco a pelo, la fibra all'interno riprende tutto il suo volume, e questa è una gran comodità. Scusate per le macchine che passano, ma oggi c'è tanto traffico. Comunque avete visto quanto ci ho messo, un minuto e mezzo per metterlo dentro senza strapiegarlo. Si chiude, si stringe, il cordino si può infilare all'interno così non se ne va in giro. Poi si prende il coperchio della custodia, semplicemente si chiude e si riallaccia. E volendo si può ancora tirare, ma visto che era già in misura non lo tiro di più. Però con questi, se c'è poco spazio nel sacco a pelo, si può comprimere ulteriormente. Come avete visto, è un sacco a pelo molto comodo, poco ingombrante, comodissimo da portare in giro, ci sta nello zaino, non occupa niente, è davvero un bel acquisto. Lo consiglio a tutti quelli che vogliono fare escursioni serie, non in campeggio intende, basta, magari escursioni in mezzo alla natura. Questo è un sacco a pelo che vale tutto quello che costa. E a dire il vero non so quanto costi, perché io l'ho preso con i punti dell'Esselunga, come avevo preso la tenda della stessa marca, che anche quella è una signora tenda. Comunque ve lo consiglio, un signor sacco a pelo.
Spero che questa recensione vi sia stata utile. Continuate a seguirvi e iscrivetevi al mio canale su YouTube Two Speed Music and Travels. Iscrivetevi sul mio gruppo Facebook Urbex and Mystery e ci vediamo al prossimo video. Oh yeah!